Earth's magnetic field is the basis for all modern navigation. Strong dipole magnetic field, and that prevents water from being lost from the Earth, also protects us from the deadly radiation. Sta succedendo qualcosa di strano con il campo magnetico della Terra. Negli ultimi 200 anni ha gradualmente indebolito e spostato il suo polo nord magnetico dall'Artico canadese alla Siberia. Tuttavia, negli ultimi decenni, la lenta migrazione a sud ha accelerato, raggiungendo velocità fino a 30 miglia ogni anno. Potremmo essere sull'orlo di un'inversione geomagnetica, in cui i poli magnetici nord e sud si scambiano ruoli? Cosa sta facendo capovolgere i poli della Terra? Quali sono le ramificazioni e come poi affrontarle? In questo video entriamo nel fenomeno del ribaltamento dei poli della Terra, che sta causando molta preoccupazione tra molte persone, perché sta accadendo in questo esatto momento. Il campo magnetico della Terra è prodotto dal flusso di ferro fuso nel nucleo del pianeta, circa 1800 miglia, 2896 chilometri, sotto i nostri piedi. Questo liquido surriscaldato genera correnti elettriche che causano la formazione di campi elettromagnetici, mentre i principi che causano l'inversione del polo sono relativamente sconosciuti, i modelli informatici della dinamica planetaria dimostrano che le inversioni si verificano da sole. Questo è supportato da osservazioni del campo magnetico del Sole, che si inverte ogni 11 anni. Il nostro campo magnetico si è formato almeno 4 miliardi di anni fa e i poli magnetici della Terra si sono invertiti numerose volte da allora. Il campo magnetico si è alterato 10 volte solo nei precedenti 2,6 milioni di anni. E poiché il più recente si è verificato 780.000 anni fa, alcuni esperti ritengono che siamo in procinto del secondo scambio. Ma cos'è esattamente il campo magnetico della Terra e come si è formato? Presumibilmente sai come si comporta un magnete da bar. Bene, immagina un'enorme barra di magnete all'interno della Terra che sia approssimativamente allineata con l'asse della Terra. Ogni estremità del magnete si trova ragionevolmente vicino ai poli nord e sud geografici. In realtà c'è solo circa 10 gradi di differenza. Ad ogni polo magnetico, le linee di campo magnetico invisibili della Terra si muovono in un ciclo continuo, chiuso, e sono quasi verticali. Le linee di longitudine convergono ai poli geografici nord e sud. Il polo nord geografico si trova nell'Oceano Artico, mentre il polo geografico sud si trova in Antartide. I poli magnetici, invece, sono posizionati dove le linee magnetiche di attrazione entrano nella Terra. Il polo nord magnetico, comunemente noto come dipolo nord, si trova attualmente sull'isola di Ellesmere, nel nord del Canada. Prendi nota che abbiamo detto attualmente situato. Quando si segue una bussola magnetica e punta a nord, si allinea con il campo magnetico terrestre e punta al polo nord magnetico piuttosto che al polo nord geografico, che si trova a circa 310 miglia o 500 chilometri di distanza. Un'altra caratteristica dei poli magnetici della Terra che potrebbe sorprenderti è che si muovono con il tempo e non sono fissi. Ad esempio, quando l'esploratore artico britannico James Clark Ross trovò originariamente il polo nord magnetico nel 1831, si trovava nella penisola canadese di Boothia. Tuttavia, il polo nord magnetico ha migrato per circa 25 miglia o 40 chilometri all'anno in direzione nord-ovest da allora. Anche se questo movimento è distinto dai poli magnetici che girano e si scambiano le posizioni in modo molto più severo. Quindi, cosa causa il campo magnetico terrestre? Poiché la Terra ha un nucleo di ferro, il campo magnetico deve avere origine lì, giusto? Sbagliato. Con l'aumento delle temperature, le proprietà magnetiche dei metalli iniziano a degradarsi. Poiché il ferro al centro della Terra è sottoposto a temperature estremamente elevate, non può essere responsabile del campo magnetico del pianeta. Il geodinamo è quello che stiamo cercando. Questo è essenzialmente ciò che accade nella luce dinamo di una bicicletta mentre si pedala. I magneti della dinamo iniziano a girare creando una corrente elettrica che aiuta la produzione della luce. Tuttavia, nel caso del magnetismo terrestre, si verifica il contrario, poiché la rotazione di una corrente elettrica genera un campo magnetico. La generazione del campo magnetico terrestre avviene nel profondo dell'interno della Terra, in una regione nota come nucleo esterno. L'energia convettiva del ferro fuso e a movimento lento viene trasferita all'energia elettrica e magnetica. Il campo magnetico stimola le correnti elettriche che generano il proprio campo magnetico, che induce più correnti elettriche. Il campo magnetico della Terra è davvero utile e praticamente gli devi tutta la tua vita. Infatti, uno dei motivi per cui gli astronauti che non sono adeguatamente sorvegliati su Marte potrebbero perire
è dovuto al campo magnetico, o più precisamente alla mancanza di un campo magnetico. La magnetosfera o bolla magnetica protettiva che manca a Marte protegge gli esseri umani sulla Terra da condizioni meteorologiche e spaziali potenzialmente pericolose, come i venti solari. L'energia del Sole ci nutre, ma il suo sottoprodotto sono i venti solari, che avrebbero corroso la nostra atmosfera e ci avrebbero privato dell'aria che respiriamo. La magnetosfera impedisce inoltre che quantità sostanziali di radiazioni di particelle vengano emesse durante gli eventi di espulsione di massa coronale, CME. Impedisce anche che un altro materiale mortale, noto come raggi cosmici, scenda su di noi dallo spazio profondo. La nostra magnifica magnetosfera respinge l'energia distruttiva e la intrappola in zone note come cinture di radiazione Van Allen. Queste cinture di radiazione a forma di ciambella possono ingrandirsi quando l'attività del Sole aumenta. Naturalmente, mentre la magnetosfera offre un servizio importante, non è impeccabile e si verificano alcune problematiche. Le tempeste geomagnetiche possono violare la magnetosfera e causare diffuse interruzioni di radio e di corrente durante venti solari spaziali molto forti o massicci, CME. Può anche minacciare gli astronauti e contaminare le navi spaziali in orbita attorno alla Terra. Tuttavia, l'effetto non è sempre negativo. Infatti, uno di questi è affascinante e meraviglioso. Se vedere l'aurora boreale, nota anche come le luci del sud o aurora australis, è nella tua lista dei desideri, questa non si verificherebbe se non ci fosse alcun disturbo nel campo magnetico terrestre. Il disturbo è responsabile dell'invio di ioni ai poli della Terra, dove colpiscono con atomi di ossigeno per produrre i display di luce dell'aurora estremamente sbalorditi. Mentre Marte non ha un campo magnetico, altri pianeti del nostro sistema solare lo hanno, anche se gli scienziati non capiscono appieno i principi sottostanti. Giove, Saturno, Urano e Nettuno hanno tutti campi magnetici che sono significativamente più forti di quelli della Terra. Venere ha un nucleo liquido, ma non gira abbastanza velocemente da generare un campo magnetico. Quindi, qual è il problema con l'inversione dei poli magnetici? È immaginabile? La risposta è sì, e l'evento è noto come Lascamp Excursion. Tuttavia, non vuoi essere presente quando si verificherà. L'evento Lascamp è il termine dato a un disturbo geomagnetico che provoca l'indebolimento dei poli magnetici nord e sud del pianeta e l'inclinazione del campo magnetico nel suo asse, riducendo la sua forza a una frazione del suo valore originale. L'attrazione magnetica, che in genere guida il flusso di particelle solari ad alta energia verso i poli nord e sud, dove interagiscono con i gas atmosferici per illuminare i cieli notturni come le luci settentrionali e meridionali, è stata ridotta. Ciò si è verificato 41.000 anni fa e il campo magnetico ha impiegato circa 1.300 anni per riprendersi. Durante quel periodo le aurore sono andate a latitudini quasi equatoriali, dove sono state raramente viste, e l'esperienza non è stata molto rara. Gli scienziati hanno determinato che il campo diminuisce sufficientemente da cambiare polarità una volta ogni 200.000 o 300.000 anni. È possibile che la procedura impieghi centinaia o addirittura migliaia di anni. Quindi, come hanno fatto i ricercatori a scoprirlo? Le molecole magnetiche che sono state trattenute nei depositi vulcanici e in altri sedimenti forniscono delle informazioni chiave. Possono dire quando le inversioni magnetiche si sono verificate in passato, perché le molecole si sono allineate con il campo magnetico al momento in cui sono state depositate, indicando la posizione del polo nord magnetico. Tuttavia, l'evento di Lascamp ha avuto conseguenze di vasta portata per le specie vive all'epoca, ben oltre gli spettacoli di luce dell'aurora. Uno studio sugli alberi di Kauri, conservati nelle paludi del nord della Nuova Zelanda, ha recentemente mostrato le implicazioni fatali di Lascamp migliaia di anni fa. Gli scienziati hanno analizzato i cambiamenti nei livelli di carbonio 14 nelle sezioni trasversali prese dai vecchi tronchi conservati. Il carbonio 14 è un isotopo di carbonio radioattivo che può essere utilizzato per studiare materiali molto antichi. Quello che hanno fatto è stato monitorare le variazioni dei livelli di carbonio 14 per un periodo di tempo che includeva l'inversione di Lascamp. Durante Lascamp, quando il campo magnetico stava svanendo, la loro indagine ha rivelato maggiori quantità di carbonio radioattivo nell'atmosfera. Quindi, fondamentalmente, la loro scoperta è stata che quantità elevate di carbonio 14 corrispondevano esattamente a registrazioni di orribili cambiamenti climatici e biologici
climatici globali. Ad esempio, in questo periodo, la megafauna in Australia cominciò a declinare in estinzione e i Neanderthal in Europa si stavano estinguendo. La loro estinzione potrebbe essere stata accelerata da eventi legati al clima nei loro ambienti. Secondo i modelli del clima al computer, un campo magnetico debole con una riduzione del 6% della sua intensità tipica può creare gravi cambiamenti climatici danneggiando fortemente lo strato di ozono, lasciando entrare i raggi UV e cambiando il modo in cui l'atmosfera terrestre assorbe l'energia del sole. Ulteriori ricerche rivelano che questo periodo coincide con una transizione nell'arte rupestre dell'Homo sapiens. I livelli UV più alti potrebbero aver spinto i nostri antenati nelle grotte per sfuggire alla dura luce solare. Avendo molto tempo e le mani libere, hanno semplicemente iniziato a disegnare e dipingere sulle pareti delle caverne. Quindi, quando avverrà la prossima inversione del polo magnetico? Gli scienziati stanno tenendo d'occhio segni come il polo nord che attualmente attraversa il mare di Bering e il campo magnetico si sta indebolendo di circa il 10% negli ultimi 170 anni, il che suggerisce che un altro capovolgimento è più vicino di quanto pensiamo. Il cambiamento si è verificato almeno 171 volte negli ultimi 71 milioni di anni, quindi potremmo essere vicini ad un altro. Questo è il motivo per cui stanno correndo per scoprire sempre di più sul fenomeno e su come potremmo affrontarlo a livello mondiale. Quindi, cosa succederebbe oggi se i poli magnetici della Terra si invertissero? Una delle conseguenze più evidenti e scomode sarebbe l'aumento del numero di casi di cancro. Ricordi come abbiamo detto che il campo magnetico della Terra ci protegge dal danneggiamento di particelle energetiche solari e raggi cosmici? Entrambi possono produrre anomalie genetiche che portano a un indebolimento o a una perdita temporanea del campo magnetico prima di un'inversione permanente, che potrebbe aumentare i livelli di cancro nella popolazione. Se il cambio fosse preceduto da lunghi periodi di comportamento magnetico instabile, il pericolo per la vita aumenterebbe. Un'altra conseguenza sono i satelliti, che stanno già dimostrando l'effetto di una diminuzione del campo magnetico mentre sono in orbita. C'è già una regione della Terra dove il campo magnetico è circa 3 volte inferiore a quello vicino ai poli. Questa posizione nell'Oceano Atlantico, tra il Sud America e l'Africa, è nota come l'anomalia dell'Atlantico Meridionale o SAA. Sostengono che i satelliti in questa zona sono soggetti a malfunzionamenti elettronici. L'SAA è stato trovato dagli scienziati negli anni 50 e da allora si è ridotto di forza di oltre il 6%, mentre allo stesso tempo si avvicinava all'Occidente. Mentre sono necessarie ulteriori ricerche, l'SAA dimostra come avere un impatto sui satelliti, poiché più veicoli spaziali hanno segnalato problemi tecnici durante il sorvolare questa regione. Poiché i modelli hanno mostrato caratteristiche nell'SAA che si stanno diffondendo a livello globale, l'SAA funge da cavia per esplorare come sarebbe oggi un polo magnetico. Tutto ciò che influisce sui nostri satelliti avrà un impatto significativo su di noi. Ciò implica che la nostra rete elettrica potrebbe essere compromessa, il che potrebbe portare alla perdita dei funzionamenti elettronici, compresi gli elettrodomestici e le apparecchiature wireless. Il problema è che abbiamo sviluppato la nostra infrastruttura chiave durante un periodo in cui il campo magnetico della Terra era relativamente forte e costante, senza tener conto di eventi come il ribaltamento dei poli magnetici. Di conseguenza, anche piccoli cambiamenti possono devastare la delicata architettura che abbiamo sviluppato. Potresti dover dire addio alla maggior parte delle cose che dai per scontate. Niente internet, social media, YouTube, navigazione per telefoni o GPS, trasmissioni in diretta, previsioni meteorologiche, monitoraggio ambientale e comunicazioni. Secondo gli esperti non avresti nemmeno l'elettricità per alimentare la tua casa. Anche la bussola più semplice ti deluderebbe, poiché punterebbe nella direzione sbagliata. Facci sapere cosa ne pensi dell'inversione del polo magnetico della Terra nella sezione dei commenti qui sotto.